bevuto l'ennesimo Negroni e ne stavo ordinando un altro quando l'ho vista entrare. Nello specchio, tra il luccichio del Campari e del Bombay Sapphire, l'ho vista attraversare il bar e accomodarsi. Negroni, sbagliato, ha detto al barista, e ho pensato: la gente che sa come bere alcolico non ha bisogno del psicologo. Con il drink in mano, lei inclina il suo bicchiere verso il mio. Brindiamo all'amore, a Roma e alla fine di tutto. Chiamava Sofia, e sì, era italiana. Mi ha detto che era una parente di Michelangelo. Le ho confessato di non riuscire a sostenere il confronto. Le ha sorriso e guardandomi ha detto: le cose belle sono ovunque, potrebbero diventare la tua salvezza. Ho detto: le cose belle mi terrorizzano, e ho ordinato un altro Negroni. Eravamo a Canova, il bar preferito di Fellini, e lei mi ha chiesto se fosse mai stato alla chiesa dietro l'angolo. Le ho detto: non prego molto, perché non mi ha lasciato abbastanza tempo per bere. La crocifissione di San Pietro è lì, ha detto, tu me lo ricordi? Non volevo sapere il perché, ma gliel'ho chiesto comunque. E la tristezza nei suoi occhi, guarda il chiodo trafiggere nel palmo. Siamo saliti sulla terrazza ed ammirare la bellezza di Roma, oltre le chiese gemelle e l'obelisco nella piazza, fino alla cupola di San Pietro. Hai visto un tramonto, il più bello, bello del mondo, succede ogni tanto, come per incanto. Hai visto un tramonto, il più bello. Di Roma sono i più belli del mondo, mi ha detto. Così ha lasciato che l'arancione e giallo rosse mi entrassero dentro. E le ho creduto.